Ciao a tutti da JGR Studios, il nostro canale dedicato alle lezioni, recensioni e tutorial sull'audio recording. Abbiamo aperto anche il sito proaudiolearning.com da cui poter acquistare i nostri corsi professionali, oltre ad un account Patreon in cui troverete anche altri video tutorials. Tutti i link sono in descrizione. Non dimenticate di cliccare sul tasto subscribe e nella campanella in basso a destra per iscrivervi al canale e lasciare un commento sotto. Oggi ci occupiamo di streaming. Causa della situazione in cui ci siamo trovati, io come tanti altri fonici o artisti a dover lavorare a distanza, quantomeno cercando di farlo nella maniera migliore. Proveniente dall'epoca Skype Calls, questa situazione ha portato però alla luce nuove tecnologie, nuovi sistemi di comunicazione streaming, migliori in alcuni casi rispetto ai precedenti. Quello che ora chiamiamo smart working per tanti è stato sempre visto come un sistema di lavoro più complesso, per altri come me la situazione migliore per poter interagire con più persone possibili nel mondo. Skype, come abbiamo visto, si è evoluto tantissimo, ma sono venuti alla luce anche sistemi di streaming personale e classroom più avanzati, come ad esempio Zoom o Meeting. In particolar modo Zoom possiede forse uno degli algoritmi migliori di streaming personale per fare lezioni interattive online ed avere al tempo stesso un eccellente streaming video e audio stereo. Oltre queste, ovviamente, possiamo contare sugli streaming di Facebook, che è forse uno dei peggiori, rispetto a quelli offerti da YouTube, oppure su applicazioni e servizi in grado di accogliere il nostro segnale di streaming in tempo reale e ridistribuirlo sulle varie piattaforme online in maniera più adeguata, come ad esempio Restream. Ma per fare degli stream più complessi del semplice FaceTime di iPhones, per intenderci, abbiamo bisogno di alcuni software che dovranno essere configurati in un certo modo per avere un controllo sul nostro flusso dati efficace e didatticamente accettabile. Esistono soluzioni a pagamento, ma esistono anche soluzioni gratuite molto professionali, come ad esempio OBS Studio, un software di cattura audio-video in grado di creare sequenze di regia in tempo reale e ridistribuirle insieme ai segnali acquisiti direttamente su diverse piattaforme di streaming a scelta, quindi non contemporaneamente. Ma questo è il primo passo. Ho fatto un seminario di prova qualche settimana fa per controllare che l'audio e il video trasmessi fossero più che accettabili per delle lezioni di audio recording o registrazioni o recensioni online in real time. A onor del vero, però, questo sistema è stato sviluppato per chi fa gaming, online, non pensato inizialmente per chi facesse audio recording vero e proprio. Affronteremo poi il discorso del real-time recording in un altro video dove dovremo gestire la latenza della rete. Occupiamoci oggi dello streaming stereo proveniente dai nostri dispositivi e dalla nostra DAW. Come dicevamo, OBS è in grado di accogliere il segnale della nostra scheda audio, della DAW, della telecamera e della finestra del computer in un'unica regia per poi comprimerla e condividerla attraverso YouTube o altro. Ci sono decine di tutorial su come si configura OBS, non lo vedremo quindi in questo video. Trovandomi su Mac, quello che più necessita di attenzione però è il routing. È il routing vero e proprio delle sorgenti audio, mentre il video gode di una soluzione sempre ottimale, con diversi sistemi di acquisizione e condivisione. L'audio soffre non poco di questa mancanza. Ho testato decine di software in questi giorni, driver alternativi e soluzioni un po' rocambolesche, ma nulla che fosse in grado di gestire una scheda audio complessa e i diversi routing delle varie applicazioni, fin quando non mi sono imbattuto in Rug Amoeba, conosciuta anni fa con l'applicazione Audio Hijack, che vedremo dopo e come utilizzarla. In questo frangente analizzeremo invece Loopback, un software in grado di creare un routing virtuale interno, capace di generare lui stesso delle interfacce audio virtuali riconosciute da macOS in tempo reale. Ossia, crea delle schede audio virtuali utilizzabili con le varie applicazioni, tra cui OBS, Zoom, Skype, eccetera, eccetera. Questi software infatti non sono in grado e non sono progettati per ospitare più di un ingresso audio o più di un'uscita audio. Sono software di meeting. In fondo dovremmo quindi far credere loro che esista una scheda audio e quindi una I/O stereo a cui noi attacchiamo tutte le nostre sorgenti. Chi possiede schede audio RME è avvantaggiato, come vediamo, dal software di Total Mix, che è lui stesso in grado di redistribuire i segnali su qualunque ingresso e qualunque uscita. E ovviamente le uscite possiedono anche loro stesse un loopback automatico, che ci evita
di utilizzare cavetterie particolari per farlo in maniera più meccanica. Per tutti gli altri, Loopback è in grado di fare questo e molto altro ancora. Lo scopo è quindi creare un mix delle nostre sorgenti audio, microfono, chitarra, synth, da combinare con l'uscita della DAW, l'uscita di iTunes, di YouTube, di Spotify e magari avere anche un monitor del tutto per poter inviare il nostro software streaming, che sia Zoom, Skype o OBS. Analizziamo quindi l'interfaccia e proviamo a configurarlo. Una volta scaricato ed installato, lo lanciamo e abbiamo a disposizione un workspace completamente vuoto. Come ci suggerisce, dovremo creare la nostra prima virtual device. Aggiungiamo quindi la nostra prima scheda audio virtuale, New Virtual Device. Clicchiamo. Ora avremo modo di nominarla, per esempio Loopback JGR, e la ritroveremo automaticamente collegata alle nostre preferenze audio MIDI setup, come se fosse una vera scheda audio agganciata al nostro computer. Eccola qui, la troviamo come scheda audio stereo 2 in e 2 out. Il clock poi fa riferimento al clock, ovviamente, che viene generato dalla Fireface in questo caso. Dovremo ora aggiungere i nostri ingressi direttamente dalla scheda audio e dalle applicazioni verso l'uscita stereo della nostra scheda audio virtuale. In questo caso viene aggiunto automaticamente un pass-through per gli ingressi software. In questo caso, appunto, il pass-through abilita le applicazioni che inviano audio, come ad esempio Zoom o Skype. Aggiungiamo ora la nostra scheda, in questo caso la mia Fireface UFX, e vediamo già tutti gli ingressi e le uscite che sono state create dalla scheda. La scheda ne possiede 94 tra analogiche e digitali. Automaticamente vengono agganciati il segnale di left e right del canale 1 e 2, questo per aiutare chi utilizza schede audio più piccole e quindi attaccherebbe il microfono appunto all'ingresso 1 o 2 della scheda audio. Il mio microfono invece entra nell'ingresso 35 perché è collegato a un preamplificatore che va nel convertitore MADI e poi finisce nella scheda audio, ma è indifferente. Selezioniamo i canali 1 e 2 che non ci occorrono e Command Delete li togliamo dalla configurazione. Poi indirizziamo il canale 35, che è quello con il microfono, a left. Come vediamo, il segnale entra soltanto nel canale left, quindi dovremmo doppiare l'uscita anche per il canale right, altrimenti chi ascolta lo streaming lo ascolterebbe soltanto su uno dei canali. In questo momento entra su tutti e due i canali. Dovremo ora aggiungere l'uscita magari delle applicazioni. Ho aperto Studio One, quindi adesso nei sources, quindi nelle sorgenti, troverò anche Studio One come applicazione. La aggiungo come sorgente audio che automaticamente, come vediamo, viene agganciata all'uscita sempre stereo 1 e 2. Quindi in questo momento, se io vado su Studio One e creo uno strumento virtuale, aggiungiamo un piano, input, il complete control, e lo strumento apriamo, ad esempio Pianotech. Accendendo il monitor possiamo suonarlo in tempo reale ed ascoltarlo direttamente in cuffia. Possiamo ovviamente fare la stessa identica cosa con un loop. Prendiamo ad esempio un loop di Studio One, abbassiamo il volume, mettiamolo in loop e vediamo come all'interno di Loopback adesso Studio One sta uscendo e finisce direttamente nell'out della nostra scheda audio virtuale. Possiamo fare la stessa cosa anche con YouTube, quindi aggiungiamo in questo caso come device esterna Safari, e anche Safari ora il suo out, quindi che potrebbe essere di YouTube o di Spotify, va direttamente nell'out della scheda audio virtuale. Per poter ascoltare quello che arriva alla nostra scheda audio, io aggiungerò un'uscita monitor, in questo caso della Fireface, quindi voglio utilizzare le cuffie della Fireface, quindi non le uscite 1 e 2 della mia scheda, quindi cancello 1 e 2. So che le cuffie sono sul canale 11 e 12, quindi collegherò left a 11 e right a 12. In questo modo nelle cuffie sta rientrando il segnale che esce sia dal microfono, sia da Safari, sia da Studio One. Posso comunque aggiungere tantissime altre applicazioni e quindi creare un routing verso il canale di uscita virtuale. Tecnicamente la nostra scheda audio è già pronta
per poter essere utilizzata ad esempio da Zoom o da OBS. Andiamo su OBS. OBS, come vediamo, sta catturando il segnale del desktop della camera e ovviamente non ancora quello dei microfoni o di Studio One. Per fare questo dovremo andare su, esempio, Studio One e inserire sotto proprietà la nuova device che è Loopback JGR. In questo modo il segnale entra direttamente dentro OBS, che sta ridistribuendo, quindi è pronto anche a ridistribuire il segnale sia del mio microfono sia della DAW verso lo streaming web. Come vediamo però sia la DAW sia il microfono finiscono nello stesso canale distributivo di OBS. OBS è in grado invece di gestire una sorta di mix tra audio del microfono e audio della DAW. Dovremo creare quindi una seconda device virtuale per gestire appunto il microfono e la DAW separatamente. Torniamo sempre dentro Loopback e in questo modo aggiungiamo ora un nuovo device virtuale. Lo chiameremo Loopback Microfono. Aggiungiamo sempre in questo device gli ingressi della UFX Plus, sempre l'uscita del microfono 35 verso le nuove uscite. Cancelliamo quelle dell'ingresso 1 e 2. In questo modo il microfono adesso ha un suo device separato. Dovremmo toglierlo ovviamente dal Loopback JGR, che è quello che contiene l'uscita invece della DAW. Quindi lo cancelliamo. Torniamo sempre sul nostro Loopback microfono. Aggiungiamo anche in questo caso un'uscita monitor. E le uscite le indirizziamo sempre a 11 e 12, che è la uscita delle cuffie dell'FX Plus. Ora, andando nell'audio MIDI setup, noteremo che esiste una seconda device virtuale che si chiama appunto Loopback Microfono, e dentro OBS possiamo scegliere di inserire l'uscita Loopback Mic come ingresso del microfono e l'uscita Loopback JGR come ingresso di Studio One. Infatti, se noi adesso alziamo il volume da Studio One, vedremo come all'interno di OBS abbiamo i due volumi separati e nella nostra live streaming possiamo gestire il volume della DAW e il volume del microfono che stiamo utilizzando o anche durante le lezioni. Vediamo questa configurazione anche all'interno, ad esempio, di Zoom, che è quello che utilizzo appunto per fare i seminari e le lezioni online. Quindi chiudiamo OBS e lanciamo Zoom. Ricordiamoci in questo caso di disabilitare qui in alto Turn Off Original Sound per avere appunto lo stream stereo. Andare poi nelle preferenze di Share Screen, scegliere ad esempio Studio One e sempre in questa situazione adesso scegliere le periferiche audio. Andiamo su Audio Settings, sceglieremo come Loopback JGR il nostro segnale in ingresso. Chiaramente utilizzeremo la configurazione che abbiamo visto prima, perché Zoom non gestisce due ingressi separati, quindi avremo bisogno di avere la scheda audio virtuale che contenga anche il segnale del microfono. Quindi facciamo sempre attenzione a questo parametro. Torniamo dentro, andiamo su Loopback JGR. Aggiungiamo il nostro microfono all'uscita 1 e 2. Come dicevo, Zoom non è in grado di gestire le due periferiche separatamente. Torniamo su Zoom ed in questo modo possiamo scegliere di lavorare attraverso Loopback JGR come segnale in ingresso. Per fare in modo che il segnale sia stereo, questo è molto importante, oltre ad aver disabilitato il segnale originale, come abbiamo visto precedentemente, dovremmo fare attenzione nelle preferenze audio, audio setting, scendere in basso, andare su advanced, che sia abilitato l'high fidelity music mode e lo use stereo audio. Una volta abilitata questa funzione, controlliamo sempre all'interno del nostro account di Zoom e verifichiamo sotto settings che sia selezionata la funzione Allow User to Select Stereo Audio
in their client settings. Questo è molto importante, e anche allow user to select original sound in their client settings. Che siano attive queste due funzioni e che quindi l'utente dall'altra parte del nostro streaming sia in grado di ascoltare il nostro segnale stereo. Come abbiamo visto, Loopback è in grado di garantirci questo tipo di funzioni senza dover impazzire letteralmente nell'installazione di driver non più compatibili con i nostri sistemi operativi, come ad esempio Soundflower, NDI. Ce ne sono tantissimi che ho testato in questi giorni e che spesso hanno creato dei conflitti di interni di routing proprio con la scheda audio. Li ho dovuti disabilitare tutti quanti e ritornare ad una configurazione standard con il Total Mix di RME, oppure attraverso il loopback che abbiamo visto ora nelle nostre funzioni di organizzazione dello streaming. Questo è per me il miglior sistema di streaming dei corsi e delle lezioni online che applico normalmente. Per creare invece connessioni interne alle nostre applicazioni audio, la cosa migliore è utilizzare iJack Audio. Quindi questo è complementare rispetto al loopback ed è in grado anche in questo caso di accogliere l'audio dalle diverse sorgenti, in questo caso applicazioni. Scegliamo ad esempio un'applicazione che potrebbe essere appunto Studio One ed indirizziamola verso una delle uscite. In questo caso io vorrei utilizzare proprio Loopback JGR. In questo modo Studio One sta suonando, accendiamolo, e come vediamo lo stream a missing audio device, ovviamente manca una device da configurare. Vediamo Studio One sta andando direttamente verso Loopback JGR, quindi anche audio. Quindi se non vogliamo creare dei routing più complessi, ma abbiamo bisogno soltanto di indirizzare le sorgenti audio verso dei driver, Audio iJack ci permette questo tipo di applicazioni. In questo caso è utilizzato attraverso appunto loopback. Il microfono che sta entrando in questo momento dall'ingresso 35 lo posso indirizzare invece verso la seconda device, appunto, che è loopback mic. Posso poi in Audio iJack utilizzare configurazioni di routing sempre tra le applicazioni, perché ad esempio vorrei inviare ad esempio il suono di Studio One all'interno di un altro applicativo. In questa configurazione posso aggiungere un'application, ad esempio selezionando quelle presenti già aperte, per esempio VLC, e indirizzare l'uscita di VLC ad esempio verso un altro output device che potrebbe essere appunto un recorder, in questo caso un recorder MP3. Posso scegliere poi all'interno anche il tipo di qualità e tipo di file su cui voglio registrare l'ingresso dell'applicazione ed inviare contemporaneamente i segnali direttamente allo Zoom Audio Device, che è un'altra device appunto di Zoom. Quindi anche in questo caso Audio iJack mi permette di creare routing particolari tra le varie applicazioni. Vi consiglio anche in questo caso di scaricare la demo e provarlo, perché è molto interessante. Le utilità che ha Audio Device sono riconducibili anche alle funzioni di The Click, The Humming, The Noise, a diversi tipi di plugin da utilizzare all'interno dello streaming, oppure i classici meters come appunto il Bar Meters, Peak RMS o il classico View Meters. Questo per aiutarci a vedere e intercettare appunto le connessioni. Come vediamo in questo caso i due flussi, microfono e Studio One, finiscono nello stesso flusso che poi finisce in loopback. Quindi è molto simile a loopback, ma loopback riesce a gestire molto più facilmente tutti gli ingressi e tutte le uscite di schede audio molto più complesse della semplice schede audio 2 in 2 out. Oltre questo abbiamo a disposizione alcuni plugin di carattere correttivo, sempre da utilizzare all'interno di Audio iJack, in questo caso un equalizzatore 10 bande, eccolo qui, un equalizzatore bassi e alti, oppure channels. In questo caso gestisce il canale mono, o duplica il left, o distrugge o annulla left o right, insomma ci permette di gestire il segnale stereo in diverse configurazioni.
idem con il PAN, quindi per la correzione anche del PAN. Eventualmente volessimo poi andare in streaming o creare un broadcasting, ci viene richiesto appunto l'agganciamento ad un server per questo tipo di applicazione. Quindi ci sono diversi tipi di server broadcasting affittabili da utilizzare appunto con il nostro audio hijack. In alternativa, live stream ci permette sempre di utilizzare ad esempio VLC o altre source di uscita, come ad esempio appunto il server di YouTube o di altro. Quindi chi necessita di lavorare in streaming in maniera più complessa attraverso hijack senza utilizzare altre applicazioni di regia come OBS, oppure attraverso loopback che si aggancia alle applicazioni come OBS e gestisce al meglio i flussi audio e i flussi video gestiti proprio da OBS per creare appunto quella configurazione più complessa di lavorazione e di montaggio in tempo reale. Il mio consiglio, come al solito, è di andare sul sito di Rugamiba e provare i software che ho descritto. Esistono appunto dei bundle, esiste la possibilità di sceglierne uno dei due e ovviamente di testarli. I software girano esclusivamente su macOS X, in questo caso anche macOS Big Sur, l'ultimo aggiornamento di Apple, e sono compatibili, come abbiamo visto, con tutte le applicazioni di streaming. Spero che questo tutorial vi sia stato utile. Vi aspetto ai miei seminari, al corso professionale presso il mio studio, nei corsi online sul sito proaudiolearning.com o jgrstudios.com, dove gli argomenti vengono trattati in maniera semplice ed accurata. Affronteremo i vostri mix insieme e li finalizzeremo nella fase di mastering. Continuate a seguirci su Facebook, YouTube e MusicOff. Se volete contribuire alla realizzazione di questi video gratuiti, iscrivetevi anche al canale Patreon, dove ne troverete altri esclusivi ogni mese. Per il momento è tutto, ciao, a presto!